Ha ragione i tifosi dell'Inter, Pioli son ferie? Già da qualche mese? Sì, ma da mo', appunto. Ha fatto il ponte da Natale a Ferragosto. E allora è d'obbligo chiederti questa cosa, Lopeteghi, che secondo me non andrà al Milan, però potrebbe essere... Ecco, no, ma l'hashtag dei tifosi milanisti di questi giorni è Nopeteghi. Beh, Lopeteghi. Oppure, oppure c'è anche Lopeteghi. Ah, Lopeteghi. Posso dirvi una, cosa? Per prendere Lopeteghi mi tengo Pioli. Certo. Sì, ma il discorso è quello, ma sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, nel senso che cioè, secondo me se cambi devi cambiare in meglio. E ora sarò ripetitivo, ma il meglio in questo momento tra quelli che ci sono è solo uno, e uno solo, ed è Antonio Conte. Ma io fossi la società... Solo perché tu sei salentino, adesso... No, nel senso io... No, ma non per quello. Anche perché sei un po' campanilista, di la verità. No. Ah. Klopp non è salentino, eppure prenderà anche lui. Ma magari è Origi. Magari c'aveva i nomi Klopp, non è, come Klopp non è salentino. Klopp è di Spongano, non lo sai. Sì, c'è la nonna di Spongano. Klopp, perché conosci Spongano? Per qualche interclub sicuro. C'è un mio ex collega una volta che era di Spongano, quindi No, però nel senso, io fossi la società, te lo giuro, io prenderei assolutamente Conte. Ma guarda, per stare tranquillo, certo. Visto che in questo momento è difficile cambiare, scegliere, no? Ma anche banalmente una scelta, come dire, una paraculata. Perché se tu prendi qualsiasi altro allenatore, ma che certo, non sia Conte, rischi le critiche alla prima minchiata. Allora, se tu prendi Conte può anche fallire, ma nessuno ti dirà mai nulla. Cazzo, hai preso il meglio che c'era. Hai ragionissimo, hai straragione, però tu ti rendi conto di che bagno di sangue totale a prendere Conte in termini economici? Conte arriva e ti chiede lo stipendio che tutti sappiamo, poi magari se potrà accontentare rispetto a quello che pigliava il Tottenham si potrà accontentare un po' di meno, ma 8-10 milioni, 8 milioni te li chiede sicuro. Seconda cosa, il Milan ha una rosa che è stata profondamente cambiata l'anno scorso con tanti acquisti, e secondo me nella rosa del Milan ci sono tantissimi giocatori che Conte non sa cosa farsene, perché Conte gioca col 3-5-2 e il Milan è imbottito di Leao, Pulisic, Chukwueze, tutte ste mezze punte che Conte non se ne fa niente. Quindi vorrebbe dire andare anche a rinnegare certi acquisti che sono costati tanto. Dove te lo mette Chukwueze, Pulisic, Conte, che gioca col 3-5-2? Aspetta, l'hai nominato male. Come l'hai nominato? Chukwueze. Ecco, invece secondo me sono proprio giocatori che Conte ti valorizza in ma dove te lo mette nel 3-5-2? Te lo mette. Anche quest'anno eravamo pieni di mezze punte, perché pensavo di giocare col 4-3-3, alla fine abbiamo giocato col 4-2-3-1 e il mercato l'ha fatto Pioli stesso con l'entourage e tutto, quindi questa è una squadra costruita per il modulo e per il pensiero di Pioli. Conte, nel 3-5-2, io c'è un sacco di giocatori del Milan che non so proprio dove li metti, che fine fanno. Ed è gente che hai comprato l'anno scorso, non gente che dici... gente che hai comprato l'anno scorso, non so, quindi... Boh. Sai che secondo me invece se viene Conte, Maignan e Leao van via, ma vabbè, ma... Io comunque sono d'accordo sul fatto che se devi cambiare allenatore... devi andare su un profilo così. Conte, che è quello che loro vorrebbero, e fra Lopetegui, che è quello che non vorrebbe nessuno, ma una via di un compromesso buono nel mezzo non c'è. Gasperini, tipo Sarri, Giampaolo. Ma Gasperini che gliela fa fare ad andarsene da lì? Scusate. No, se ne va Gasperini. Allora, secondo Sarri, però, Sarri è il compromesso buono, secondo me. E a Sarri gli vanno bene già i giocatori che c'hai. Però scusate, io faccio questo ragionamento qui. Il Milan comunque arriva quest'anno da un possibilissimo secondo posto. L'anno scorso ha fatto una semifinale di Champions. L'anno prima ha vinto lo scudetto. È in una situazione diversa rispetto ad altre squadre. Evidentemente è finito un ciclo con Pioli, ma giustamente, ma anche fisiologicamente ci può stare.
non per colpe necessariamente di Pioli, cioè finisce un ciclo fisiologico. Secondo me, rispetto già a una situazione come può essere quella della Juve, che invece è una squadra giovane, che va gli va data una nuova identità alla Juve, il Milan secondo me non ha bisogno di un salto nel buio per prendere uno che costi poco e poi vediamo come va. Il Milan ha proprio bisogno di una persona forte che indirizzi la squadra e gli dia la barra dritta, perché comunque la squadra di per sé, aggiustata un pochino, c'è anche nei risultati, rispetto a una Juventus dove invece tu devi dare un'identità nuova, e quindi ci sta che tu parti con un progetto anche con un allenatore giovane nuovo, perché non è necessariamente obbligatorio vincere subito, ma costruire un'identità che nel giro di un paio d'anni ti riporta ad essere costantemente al vertice. Stai parlando della Juve o del Milan? Della Juve. Quindi la situazione del Milan è diversa. Pure col Milan, a me però, sembra che nomi come Lopetegui, queste persone qui, siano nomi che metti lì, facciamocene andare bene per non spendere troppo. Ma non devi più fare quel ragionamento. Penso che si possa fare però lo stesso ragionamento che hai fatto per la Juventus pure per il Milan. Perché devono per forza già puntare a vincere il prossimo anno? Aspetta ragazzi, scusatemi, ma sto vedendo un pochettino la Vox Populi del Milan. Hanno già vinto. E ho visto anche un po' in interventi di opinionisti milanisti, anche di esponenti della curva del Milan. Cioè loro dal prossimo anno vogliono un Milan. No, percorso, non percorso. Cioè loro in questo momento sono giustamente incazzati perché hanno qui in città l'Inter che ha vinto la seconda stella. Cioè non vogliono sentir parlare i tifosi adesso di percorso, proviamo la crescita. Loro il prossimo anno vogliono un Milan competitivo per vincere. Ma no, ma ragazzi, è logico. Hai anche ragione, loro, da milanista ragionerei così anch'io. Però scusami Fabio, è logico, non è un Milan che arriva da 3 anni di fila di Europa League, poi aveva fatto la Conference, allora arrivi a un percorso dove ma sì, aggiustiamo qualcosa e proseguiamo questa crescita. È un Milan che l'anno scorso è arrivato in semifinale di Champions, è un Milan che ha perso gli ultimi 6 derby in maniera netta. Sì. Serve qualcuno che dia, no, questa squadra qua deve dare qualcosa di più, perché sono d'accordissimo. È una squadra che 2 anni fa ha vinto. Ok, però chi è l'allenatore in grado di fare questo ad oggi? Come abbiamo detto, è Conte, probabilmente, l'unico nome, come dice anche Daniele, giustamente dal suo punto di vista da milanista, ok? Però immaginate pure che se arriva Conte, la squadra va completamente rivoluzionata di nuovo, perché io non penso che i calciatori che ci sono adesso si adattino al 3-5-2 sistematico e dogmatico. Quindi di nuovo si deve rivoluzionare e ricominciare da capo. Non è detto che arriva Conte, si rivoluziona tutto quanto di nuovo e si vinca già da subito. E questo è il punto che faccio io. A sto punto tanto vale tenere i calciatori che ci sono adesso e dare fiducia ad un allenatore tipo, la butto là, il Girardino, il Palladino, l'Italiano, che sono allenatori che conoscono la Serie A, però secondo me hanno dimostrato di potersi meritare anche una big. Diamogli la possibilità, vediamo che succede. Però Fabio, io posso capire questo discorso e lo condivido in parte. Ma tu questo discorso cade nel momento in cui sei una squadra come il Milan, che arriva da una semifinale di Champions, arriva da un campionato vinto e c'è Conte libero sul mercato. Con Conte libero sul mercato, questo discorso qui cade. E probabilmente Conte che verrebbe tranquillamente al Milan anche. Esatto. Secondo me il Milan, fra le scelte che si sentono, le opzioni che si sentono, Napoli, secondo me Conte se potesse verrebbe al Milan. Ma anche secondo me. Però è quello che ti voglio dire, c'è una differenza sostanziale tra il Milan attuale e quello di cui ha bisogno il Milan per essere di nuovo protagonista, un vero protagonista, perché essere secondi a 20 punti non è essere veramente protagonisti in questo campionato. Un Milan protagonista o quello che serve magari alla Juve attuale, che è terza in classifica, per essere veramente protagonista, o quello che magari servirebbe al Napoli. È diversa la situazione, quindi la Juve può servirgli un Thiago Motta e quindi
iniziare il percorso con qualcuno che hanno individuato possa essere nel futuro un ottimo allenatore. Il Milan c'è Conte libero, è arrivato in semifinale di Champions e Conte gli deve dare quella scossa che non perdano più 6 derby di fila. Posso dirti una cosa? Dimmi. Max è andato in bagno. Chiama un sondaggio alla bastarda adesso. E allora chiamiamo il sondaggio Conte al Milan, sì o no? Me... Regia, ah no, sondaggio Lopetegui al Milan, sì o no?